n'arri mai cadut con petet, in vader di qui compagno. Cosa prima, te? N'arri mai cadut con petet? Torneva da di qui si brot. Ecco, te c'è cava bene, di qui si brot. Sapeva da dove arrivava la guerra. E quando finiva? No, la guerra, quando è finita, hanno detto la guerra è finita. Invece questo qui ha il virus. Finché non trovano la cosa, il vaccino, di tutti quanti finis, che virus che è. E fa paura, eh. Pensa a Marcello, una cosa invisibile l'ha messa in snost tutte mando. Perché anche la paura, tutto l'insieme, poi è un disastro, eh. Non per quel basta sia, è un disastro. La paura è la paura, insomma, le realtà, per forza gli è paura lo sento. Ah, quando è finita la guerra? Che giorno che bene sta che fine la guerra? Mm. La dice che era fine la guerra. In aprile? Il 18 aprile da noi finì. 18 aprile del 46? Del 46. La finì che noi eravamo contenti, ma... Noi c'erano ancora sfula. Sì. Quando è fine la guerra, deve ya. In novembre, in ottobre, sei mesi stai via. E hanno fatto gli uomini un rifugio sottoterra con due bocche, perché suona con uno perché uno per là. E poi qua eravamo in casa ci aveva il cannonetto, passai via per il cannonetto, zoom, tutto dentro dal rifugio, scappavano dentro dal rifugio, alla notte dormivano nel rifugio, a pevetta, tutto c'è. Boh, eravamo una trentina, eh? Ah, oh, pure. E poi sei una cacca, miseria. Che io, che sapevo che mangiassi, qui in Budrio, i tuoi ragazzi della montagna, chi più, qui chi era più povero, qui che sapevo che mangiassi, chi tuoi già. Mi Mario andò dentro un camion, cargava tutti i sticini. Compai che camion di Ninei, tiravano sul tendone, quando eravamo giù per di là, e poi giù un bambino, quello che avevano fatto richiesta per tre mesi per dargli da mangiare. Ma io credo a te, ma non passava mi la vita. Ah, io credo a te, la sacca che mi andava mai di me. Era scritto, e li dicevano loro, ma non sapevo più niente. Ma guardavo al sole, che diceva che il sole non può, la lavava mamma. Diceva che ne era un sole, di sole. Dopo la guerra stavamo... Insomma, stavamo tutti bene, diciamo così, passato la guerra, passato al tribolamento. Piano piano abbiamo ripreso, stavamo bene. Sta bene, anche i poveretti, girevano, insomma, tutta una libertà, via con l'aereo, via dove vuoi, qui, insomma, era la libertà dappertutto, via. Nonna, questa cosa di dover stare in casa, come la vedi? Brutta, cosa prima. Perché a me, ascolta Stenke, anche solo andare alla bottega, andarli fuori nella panchina, perché qua si vede, qualche vaga più. Però a me mi basta, voglio dire. Anche da sola, vado fuori anche da sola, sto lì anche un'ora, anche da sola, che sto da Dio, purché sia fuori. Ho sempre aperto le finestre, mi sento, non uscite, morire, fughemi, che con la finestra sa. Me io ci sto per forza in casa, devo stare. Però è brutto, poi io sono vecchia, i giovani, ascolta, i bambini, i vicini, insomma, e poi questo qui è un sacrificio, che mi era fermo, e poi Marcello quando finisce, quello lì è il problema, perché adesso è un disastro, veste conti te ieri sera, adesso non è il tempo delle polemiche, la storia c'è ancora un po' la storia, la ragione. La guerra, le pesa virus, che la guerra no, forse, no, è un nemico invisibile che non può mica contattare. Ma con la guerra c'erano dei contatti con le armi, c'erano dei contatti con le bombe. I contatti, c'aveva chi perde gli aveva, insomma. C'aveva la zona. E poi Marcello, e l'economia è un disastro, Voglio dire, l'esistenza in tutti questi miliardi. Trump, là come stanno il Trump? Allora tu levi un po' la zero, il prime tap, adesso in chi sa quanti mille, chi sa quanti mille qua in America, degli infittati, qua, Marcello, qua te li stanzia, 200 miliardi. 2000 miliardi. 2000 miliardi.
Chissà se questo qui insegna quel, te spiune, i drasunè di più, ecco chi mandano. Quando finisce, cosa fai? Ah, una contentezza per tutti, specialmente per i giovani. Noi siamo se vecchi. Ci siamo ancora. Se ci siamo ancora, vabbè, se non ci siamo, per un altro. Però è una contentezza, specialmente per i giovani, qui che da lavorare, i giovani più vicino. Proprio la roba giovane, da sdotan a 7 anni, faccio per dire, è una cosa meravigliosa, questa finirà. Con quel è perché sono alla banda. Facciamo un pranzo qua, Madonna, con tutto aperto, e la musica che uscita da Caddio. Compagna, è lì a Fulvio, lo so, che ne sono i carabinieri.